psichico come Caravaggio, per lo status quo, per il potere costituito, e in questo permettetemi di dirvi, purtroppo ve lo dico con grande tristezza, non è cambiato il mondo. Cioè, viviamo sempre e costantemente in un contesto dove chiaramente l'anarchia viene vista come un pericolo vero, no? La libertà di espressione, anche chi è libero di dire delle cose controverse che non dice nessuno, non perché quella è la verità, ma perché è una voce fuori dal coro, banalmente, perché evidentemente un artista, un essere umano ha il diritto di esprimere il proprio pensiero, anche se non trova, non è allineato con il pensiero comune, ecco. E quindi l'arte dovrebbe fare principalmente questo, cioè portarci a guardare le cose, a guardare la vita da un punto di vista che noi non abbiamo previsto.